questa puntata di Spal Stories siamo con Franco Zuculini. È doveroso iniziare ad approfondire la tua vita partendo dal calcio, partendo dall'Argentina, da questo fascino, da questa magia che prende il tuo paese e lo trasporta in tutto il mondo. Siamo ad Avellaneda, provincia di Buenos Aires, Racing Club, una delle cinque sorelle del calcio argentino, una polisportiva, perché non c'è soltanto il calcio, ma c'è il tennis, la pallavolo, il basket, le arti marziali, la ginnastica artistica. Quando il calcio inizia ad essere presente nella tua vita e perché proprio il calcio, visto che insomma il wrestling era una polisportiva con tante discipline? Anzitutto buongiorno, grazie per essere qua con me e darmi l'opportunità di esprimermi. Allora, il calcio, perché il calcio? Il calcio c'è, penso che in Argentina è uno degli sport che più si fa. Diciamo che la prima cosa che ti regala papà o qualche familiare quando sei piccolino è la palla di calcio, ovviamente. Non vengo da una famiglia di calciatori, papà anzi giocava a rugby, non ha riuscito a convincermi di giocare a rugby, allora ovviamente dopo a scuola o con gli amici nel mio quartiere si giocava solo calcio. Poi da lì arrivare a questo sogno di essere calciatore ovviamente già era una cosa molto grande, però ovviamente che rappresenta una delle parti più importanti della mia vita, dopo direi della mia famiglia. Si parla sempre del calcio argentino come una sorta di magia, una sorta di fascino che poi ha preso piede in tutto il mondo. Secondo te che cosa lo contraddistingue, questo calcio argentino, questa magia, questo fascino, questo mistero? Inizia questa cosa ovviamente dei grandissimi calciatori che l'Argentina ha avuto, no? Già parlando di Stefano, Maradona, questi giocatori che hanno iniziato a fare la storia del calcio in Argentina, per non nombrarti tanti altri, no? Però bueno, questi sono diciamo i più. Dopo c'è una passione talmente tan grande che anche già politicamente una squadra può o un tifoso di una squadra può arrivare come è stato anche presidente di un paese, no? Perché è stato prima presidente di una società che ha fatto bene, tipo il Boca Juniors negli anni 2000. Allora ha creato un presidente in un paese, una società di calcio. E dopo ci distinguiamo anche, penso, perché non l'ho visto anche dappertutto, questa passione di riempire ogni campo, ogni weekend, sia dalla Serie D alla Serie A, ovviamente, questa passione di andare in campo e di vivere tutta la settimana per il calcio, no? Perché arriva il weekend e la gente, quando arriva il weekend, lascia i suoi problemi di lato e va a vedere la sua squadra, che quello è una forma di sfogo, no? per le persone. L'hai citato tu, Maradona, il più grande calciatore del mondo. Poteva nascere in tutti i luoghi del mondo, è nato in Argentina. Perché? Sì, una bellissima domanda. Per fortuna, ora te lo dico io, per fortuna. Maradona ovviamente è stato, bueno, io ce l'ho anche sulla pelle, questa passione già uno quando sei piccolo nasce con Maradona, no? Io sono nato con Maradona, già da papà che me lo inculcava, no, in testa, Maradona, e dopo crescendo e vedendo la sua storia ovviamente che diventa ancora più grande e va bene, è la passione che abbiamo per Diego Armando. Ma cosa rappresenta per te? No, per me è grandissima parte della mia vita, grandissima, perché ovviamente non dalla forma di giocare, perché siamo, non solo io, tantissimi altri, però è stata la mia infanzia, è stato tutto. Praticamente tutto, perché era sempre a Maradona. E ovviamente dopo, quando con la mancanza di lui due anni fa, ovviamente che lì c'è un vuoto molto grande, l'ho sofferto come un familiare che se n'è andato, perché andava via una parte della mia vita, no? E io l'ho preso proprio così, però
lo ricordo sempre che è stato uno che mi ha fatto crescere tanto come, sia come calciatore che come persona, ovviamente. Raccontaci un po' il tuo rapporto con Bruno, tuo fratello, sia personale che ovviamente anche quello calcistico, perché avete giocato anche insieme. Assolutamente, no, personale è veramente una relazione molto bella, molto sana. Ovviamente con la distanza comunque ci chiamiamo sempre, ci diamo anche dei consigli, no? Personalmente fantastica la relazione e siamo veramente fortunati. Poi calcisticamente ovviamente l'inizio di questo, di arrivare a essere un calciatore, inizia di me perché ero più grande io, però dopo lui mi segue in questo sogno e abbiamo la fortuna di arrivare tutti e due a essere calciatori professionisti. Allora, come che abbiamo avuto un percorso di tutti e due insieme a fare le stesse cose, praticamente tutta un'infanzia insieme, perché il viaggio che avevamo tutti i giorni da dopo scuola fino all'allenamento lo facevamo sempre insieme con papà che ci accompagnava. Allora, per fortuna abbiamo avuto una infanzia di essere tanto tempo insieme noi e lì è cresciuta questa bellissima relazione. Raccontaci un episodio, un aneddoto, anche una frase che non ti dimenticherai mai in una partita che hai giocato insieme a lui al Cilindro de Avellaneda, questo fantastico stadio che appunto c'è e che è a 300 metri dallo stadio dell'Independiente, sì, appunto da Avellaneda. Sì, una bella cosa quella. Qualche insulto sicuramente che ci avremmo dato, però ho avuto la fortuna, come hai detto proprio te, di giocare insieme a mio fratello, sia al Racing, anche all'Hellas Verona. Però no, dentro il campo lui è anche comunque è tutto lo contrario a me, allora come che se io esplodo è lui quello che mi calma, no? Due fratelli giocare insieme già è difficile, arrivare a giocare professionalmente, giocare già insieme è veramente un sogno che è stato realizzato per tutta la famiglia. Saliamo, assolutamente. Abbiamo altre cose da mostrare. Anche tante. Benvenuti a casa mia. Grazie. Avanti. Grazie. Grazie mille. È una casa che parla ovviamente sì, di te. Da sola. Iniziamo da una passione particolarissima, quella per la musica. Sì. Quando è scattata questa scintilla appunto per il suono, i suoni, tutto quello che compete la musica? Sì, la musica entra nella mia vita in un momento difficile con il calcio, perché soffro un infortunio che porta tanto tempo di recupero e fuori il campo. Allora la musica in quel momento entra nella mia vita come per dare un po' di sfogo, no? E aiutarmi a sopportare questo infortunio, che non lo conoscevo perché era una rottura di crociato, no? Del legamento. Allora, al non conoscerlo, sapevo che comunque il tempo era lungo e è stato veramente un aiuto molto grande, che dopo arriva alla mia vita e rimane, per fortuna, e dopo ovviamente inizio anche a imparare sempre di più e oggi forma parte della mia vita e spero che lo sia per sempre. Tra l'altro, qui dietro abbiamo pure i tuoi strumenti musicali. Il jazz, cosa ti intriga di questo genere musicale? No, il jazz entra nella mia vita grazie a miei amici che sono musicisti in Argentina, no? Una parte dei miei amici che sono musicisti. Allora loro mi iniziano a far ascoltare blues, jazz, tutta l'inizio un po' della musica, no? La musica vera, le dicono loro. Allora inizio a ascoltarla anche io, mi inizia a interessare, mi inizia a piacere tanto e da lì ovviamente a suonarlo è molto difficile perché porta una base tutta questa musica, però piano piano sono riuscito a fare qualche scala o qualche o dei accordi, no? E ovviamente un livello molto basso, però già riuscire a suonare qualcosina
dal nulla, perché non è che vengo da una famiglia di musicisti o da piccolino ho studiato musica, allora per me è stata anche una grande vittoria. Ma quando suoni, che sensazioni hai? Cioè, cosa senti dentro di te? No, bueno, guarda, io sia la musica come l'arte lo porto, è come quel momento che sto lì a suonare o a dipingere o a disegnare, è come una persona, penso, no? Lo penso io questo, è come una persona quando va al psicologo, no? O come una persona che fa un lavoro e si esprime nel padel o nel tennis quella oretta, ora e mezza o due ore. Quella sensazione di sfogo in un'altra cosa, in un altro mondo che non è il tuo. In questo ho scoperto, nell'arte ho scoperto che a me mi portava a caricarmi di più, all'altro giorno a tornare a fare il mio lavoro ancora con più voglia, con più forza, e la cosa più importante che mi ha portato a superare questi tanti infortuni che ho avuto nella mia carriera, però la fortuna è che queste passioni li porto avanti e li porterò avanti anche dopo calcio. Sappiamo che hai anche, o comunque eri, un membro, un elemento importante di una band. Mm-hmm. Cioè, raccontaci un po' questo aneddoto, questi aneddoti che suonavi in club, insomma, sì. Facevi anche le tue serate. Ecco. Sì, sì, no, assolutamente, fino a un certo orario, no? Ovviamente rispettando sempre gli orari che si può stare fuori, no? No, però questo band l'abbiamo creato con dei ragazzi di Bologna, grandissimi loro, ovviamente loro musicisti veri, però mi hanno aiutato tanto anche, mi hanno sopportato, hanno avuto tanta pazienza con me nel fatto di che, come io non ero musicista, allora l'imparare le canzoni e tutto, loro stavano sempre dietro di me ad aspettarmi, no? Che io imparassi la canzone. Però anche loro sono stati una parte molto importante della mia vita, perché a Bologna ho sofferto anche la rottura del crociato, e loro, con questa cosa di fare la band, di suonare nei localini, ha portato a me anche a superare l'infortunio alla grande, no? Senza nessun tipo di problemi. Adesso è arrivato il momento di farci sentire qualcosa. Qualcosina la possiamo fare, dai. Se i vicini ci permettono. Andiamo. Se la musica è lo specchio dell'anima, che cos'è l'arte per te? Il tratto, il dipingere, realizzare un quadro? Bueno, al di là che l'arte rappresenta o esprime tante paure e gioie che ho imparato a farlo, no? Ovviamente con il tempo, anche una parte molto intellettuale in me, perché ho scoperto tante cose della storia del mondo dell'arte, no? E sono capitato nel paese giusto, perché ovviamente con l'Italia si mi è aperto un mondo che non arrivava a quell'informazione magari in Argentina. Ma tu ti definiresti più un realista, un creativo, un astratto? Io ho avuto la fortuna di a Bologna andare a una scuola di arte, no? Con questo maestro, che lui era un caravaggista, un amante del barocco, allora mi ha insegnato la tecnica del chiaroscuro molto bene, che la tecnica del chiaroscuro porta a un realismo, no? Io, innamorato anche di quella tecnica, ci ho approfondito tanto su quella tecnica. Dopo ovviamente entra una parte mia molto astratta, più contemporanea, che già è un'altra cosa, no? È un altro tipo di trazzo nelle linee, si usa colori molto più forti. Allora, quello che sto cercando di fare ora è unire quelle due, no? La tecnica caravaggista, diciamo, e la parte mia già più personale, che interpreto io di come vedo i colori o le linee.
E poi c'è stata un'evoluzione, perché dalla tela hai portato la tua arte sull'abbigliamento, su magliette, su pantaloni, jeans, su giubbotti di pelle. Dove scaturisce questa idea? L'ultimo progetto che ho iniziato, sì, è una cosa bellissima, veramente un sogno, perché sempre ho immaginato, no, i miei dipinti o disegni sull'abbigliamento, no? Per fortuna ho trovato due socie che sono spettacolari, che mi stanno dando una mano incredibile, anzi loro sono quelle che stanno portando avanti questo progetto, Carola e Lola. Niente, per fortuna sta andando molto bene, speriamo di essere sempre in crescita. È un mondo diverso al mio, sto imparando tanto anche con loro, perché loro vengono dal mondo della moda. Però dai, sono contento che oggi posso, al di là di esprimere l'arte in una tela, ora la faccio vedere anche nei abbigliamenti, e spero che alla gente piaccia, no? Ovviamente gusti sono gusti, però speriamo di riuscire a piacere. Sembra un po' il cubismo, cioè quindi il movimento della tela riportato sui gesti, i movimenti umani. Era un po' questa la tua idea? È che io mi sono reso conto che per farmi vedere come, no, artista, che è una parola molto grossa, però farlo vedere in un quadro, in una tela, è molto difficile, perché non vengo da quel mondo. Potrei arrivare, non si sa, no? Però è molto difficile. Allora, sempre, anche se un sogno mio era diventare artista da un brand, no? E che si veda il mio arte in un abbigliamento, è la maniera più facile di farsi vedere come artista, diciamo, no? Perché sulla tela c'è tanta competenza, prima che non vengo di quel mondo, secondo che i contatti non ce l'ho. Allora penso che il mio arte in un abbigliamento si possa fare vedere di più, e mi possa anche farmi vedere di più me come artista, diciamo, no? Il brand in questo caso è Canto Primo. È un progetto molto ambizioso, però molto molto affascinante. Cioè, un po' come la tua Argentina, affascinante, misteriosa e magica in un certo senso. E esprimerci ognuno, al di là come socio, come artista, no? Loro come designer, io come artista, essere sempre in crescita, legarsi sempre di più tra di noi, no? E essere d'accordo con i pensieri, perché anche quello, no, conta tanto, però siamo per la buona strada, speriamo di continuare così e godersi, no, Canto Primo come società, di questo percorso. Siamo arrivati alla conclusione della nostra Spa Stories, però prima di chiudere ti chiedo: di tutto quello che hai fatto, rifaresti tutte le scelte oppure c'è qualcosa che cambieresti? No, non sono sempre stato uno cosciente di quello che faceva, o che ho fatto, no? E ovviamente che gli errori aiutano a imparare, a migliorarsi come persona, o nel lavoro, no? Però è parte della vita, l'importante è lasciare l'ego di fianco e dire va bene, ho sbagliato, devo cambiare qualcosa o migliorare. Allora in quel senso non ho reclami con me stesso, no? Sicuramente continuerò a fare degli errori, sempre cosciente, e poi errori che ovviamente non è che fanno dei cambiamenti grandi nella vita, cioè stiamo parlando di errori sani, umani, no? Però sono stato sempre uno, cioè lo dimostra l'arte e la musica, no? Sono uno che mi sono buttato un mondo sconosciuto. Mi piace sempre essere in ricerca di cose nuove, di nuove sensazioni,
e vivo praticamente la mia vita così, perché anche il fatto di andarmene giovane da casa mi ha portato anche a questo, no? A scoprire continuamente delle cose, adattarmi, che già quello non è molto facile, dipendendo dalla personalità di ogni persona, no? Però nella mia è molto facile, sono molto una persona che si adatta molto facile e piace i cambiamenti anche, allora sono sempre in quella ricerca.